Allora, siamo sempre collegati con la sede di Via Busonera di Padova dello IOV, Istituto Oncologico Veneto. Con noi abbiamo il direttore sanitario, dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, e il direttore generale, dottor Giorgio Roberti. Dottoressa, passo subito a lei la questione, quella che è la domanda un po' più frequente. Pazienti che sono stati oncologici, magari hanno avuto già l'intervento o quant'altro, sono immunodepressi, insomma hanno dei problemi di difese immunitarie non proprio così alte, e la paura che hanno diffusamente di contrarre il virus e di avere conseguenze anche più pericolose o di essere più esposti e di non avere l'assistenza necessaria, perché ovviamente tutto è più riorganizzato, magari il medico di base non li segue più così da vicino proprio perché è stato delegato tutto alla struttura dello IOV che li ha presi in carico, e si sentono adesso un po' abbandonati, forse una sensazione psicologica, però di fatto anche per molti che sono fuori dal territorio padovano in altre aree permane questa sensazione di pericolo e di rischio. È così? Allora, tutte le misure che sono state dichiarate prima dal dottor Roberti hanno un obiettivo chiaro che è quello di tutelare i nostri pazienti e di tutelare anche il personale, senza il quale poco lontano possiamo andare. Quindi tutto quello che è stato messo in campo proprio per far sentire il paziente più sicuro. Poi in questo periodo, al di là dei nostri pazienti a cui teniamo molto e cerchiamo di dimostrarlo per quello che è possibile quotidianamente, un po' tutti abbiamo il timore di contrarre il virus, perché è comunque una situazione poco nota, su cui qualche difficoltà di approccio esiste. I pazienti oncologici non sono abbandonati, non sono abbandonati. Il Roberti parlava di chiusure. Io vorrei dare qualche indicazione invece su tutto ciò che viene garantito dall'Istituto Sì. Oncologico e viene garantito quotidianamente, nonostante le difficoltà. Vengono garantite tutte le prime visite, tutte le prestazioni urgenti e tutti i controlli. Un attimo di disagio può aver creato l'affermazione che della chiusura dei follow-up, Esatto, sì. perché è quello che camminando nei corridoi dell'istituto da mattina a sera sento più spesso. Intanto è necessario andare a individuare quali follow-up, quelli a più lunga scadenza, a più lungo controllo, perché i controlli dei pazienti che sono presi in carico e sono ancora in carico continuano a essere fatti. Vuoi per obbligo, perché gli indirizzi della Regione Veneto sono stati proprio questi, cioè quelli di continuare con i controlli. E vuoi per etica professionale, perché non si abbandona un paziente che è ancora in itinere nel percorso diagnostico-terapeutico. Quindi i controlli vengono effettuati quotidianamente. D'altronde, continuiamo ad oggi a seguire circa 400 pazienti oncologici al giorno per un totale di circa 1.000 prestazioni in un giorno. Le chemioterapie sono garantite. Quali chemioterapie? Quotidianamente noi gestiamo circa 150 pazienti in attività ambulatoriale per l'effettuazione delle chemioterapie. Continuiamo ad effettuare l'accesso per quei 150 pazienti. Qualche chemioterapia procrastinabile senza creare alcun tipo di disagio psicofisico al paziente può essere stata posticipata, ma a beneficio esclusivo del paziente. Come lei diceva, giustamente, i pazienti oncologici sono pazienti immunodepressi. Sono pazienti fragili per definizione e quindi necessitano di una cautela in ogni approccio e in ogni situazione.
Altre cose che Sì, sono scusi che la state. interrompo un secondo, dottoressa, proprio per precisare per i non addetti ai lavori, tra virgolette. Quando un paziente e fino a quando è ancora definito paziente oncologico, ci sono terapie che durano famosi 5 anni, oppure entro che range è definito un paziente oncologico? Allora, è difficile dire, il paziente oncologico è il paziente in fase attiva. Dopodiché è difficile che un paziente che all'anamnesi ha una patologia oncologica non si senta più oncologico, anche se la scienza ha fatto sì che di creare percorsi per cui il paziente oncologico in alcuni casi è diventato un paziente cronico, sì. Cosa che fino a 10 anni fa non era neanche ammissibile da pensare, non da dire. Quindi diciamo che il progresso ha fatto la sua. Dopo, dal punto di vista del singolo paziente, il fatto di aver avuto una patologia oncologica rimane nell'iter del paziente. Il paziente è gestito come paziente oncologico quando continua ad accedere all'istituto oncologico per una fidelizzazione di cui noi lo ringraziamo, ma che qualche volta va un po' in deroga a quelli che sono i percorsi organizzati dai famosi PDTA, quindi dai percorsi diagnostico-terapeutici. Mi spiego meglio. Il tumore mammario nella maggioranza dei casi prevede un follow-up di 5 anni. Dopo i 5 anni il paziente rientra nella categoria dei pazienti, dei soggetti che può effettuare la mammografia in qualsiasi luogo, non assolutamente allo IOB. Continuiamo ad avere, ma con gioia intanto che riusciamo a gestire, i pazienti post tumore mammario che arrivano anche a 10 anni di controllo all'interno della struttura. Ripeto, per questa fidelizzazione per cui noi li ringraziamo, perché vuol dire che hanno fiducia nella struttura. Certo. Dopo... Sì, no, scusi, non volevo interromperla, prego. No, dica. No, volevo dire, ma questi pazienti nell'ambito dei 5 anni, che lei ha citato giustamente, sì, tante signore che hanno appunto avuto la patologia mammaria, continuano i follow-up, continuano oppure per queste persone sono sospesi? Perché noi abbiamo avuto segnalazioni che alcune persone dicevano io devo fare il controllo, mi hanno detto che sarà sospeso, non verrà fatto, non mi possono fare la diagnostica nel frattempo. In questo range di anni in cui sono ancora in carico allo IOV, che cosa succede? È tutto regolare? La diagnostica è stata alleggerita come presenza, ma continua assolutamente. Può succedere che il follow-up, cioè abbiamo messo in campo delle metodologie via web o via telefono, ma chiaramente se è da far visionare al medico un esame diagnostico come la mammografia, la via informatica è quella più percorsa, per cui il follow-up viene fatto via web, appunto. Quindi il paziente può inoltrare il dischetto e avere una corrispondenza con il medico di riferimento, con l'oncologo di riferimento. Con cui può corrispondere anche via mail, inviare via mail gli esami, sì, del sangue? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ah, ho capito, quindi questo che magari in passato non era possibile. Beh, diciamo che abbiamo implementato una situazione che era già presente nel passato, ma adesso chiaramente è stata implementata. Assolutamente. Ecco, accennava al discorso degli interventi che sono che è possibile differire nel tempo, vengono evitati, come anche le eventuali chemioterapie che è possibile che non pregiudicano la vita del paziente, certo, possono essere. Ma perché la chemioterapia in sé per sé, radioterapia o l'intervento eccetera, può destabilizzare ulteriormente lo stato di salute del paziente e renderlo più esposto a contrarre questo virus? No, diciamo che per il momento non abbiamo, è il contrario, la chemioterapia può creare quell'immunodepressione che facilita l'attecchimento del virus in qualche modo, è proprio il contrario.
No, la motivazione è che i pazienti oncologici, così come tutti noi, dovremmo evitare luoghi affollati, dovremmo mantenere distanze, come anche il dottor Roberti e io stiamo facendo in questa occasione, e quindi cercando di dilatare l'inizio delle terapie nel tempo si riesce a ottenere anche questo obiettivo, perché 150 pazienti nell'arco di 10 ore di attività chiaramente si devono diluire in spazi come quelli che abbiamo a disposizione. Assolutamente, questo è effettivamente così. E il ci sono delle regole di comportamento che i pazienti oncologici in modo particolare debbono tenere, e soprattutto i caregiver o i familiari o chi vive quotidianamente con questi pazienti in questo momento qui? Questo ci hanno chiesto, moltissime persone hanno fatto questa domanda. Allora, i pazienti oncologici, come tutti gli altri pazienti, devono seguire delle regole di igiene che sono state rese pubbliche, per chi non le conosceva prima, dal Ministero della Salute. Sono i 10 percorsi di salute, quindi lavati le mani, non toccarti gli occhi, la bocca, pulisci tutte le superfici con i disinfettanti. In aggiunta, oltre a tutto il percorso igienico, che ripeto, ormai dal 22 di febbraio è pubblicizzato in ogni struttura, in aggiunta forse il paziente oncologico deve mantenere, questi sono gli indirizzi dell'AIOM, dell'Associazione Italiana Medici Oncologi, per esempio la mascherina anche al suo domicilio, perché la mascherina chirurgica, questa, lo tutela da qualsiasi contatto, per cui può avere dei problemi. Quindi il paziente, il caregiver deve fare la stessa cosa. Esatto, la stessa cosa. Quindi. Ma questa cosa i pazienti oncologici, mi consenta, la conoscono prima di tutti gli altri utenti, perché il paziente oncologico ha dei momenti in cui, come viene identificata in gergo, è andato giù di bianchi, tanto per essere chiari e capiti, per cui in quel momento lì ha meno difese e quindi utilizza la mascherina a prescindere dalla presenza del coronavirus. Certo. Quindi la conosce prima di chiunque altro come misura di tutela. Perfetto. Io vi interrompo solo un attimo, abbiamo la pubblicità, qualche secondo, poi ritorniamo ancora insieme. Un attimo solo, tra poco.